nostri film, come credo sapete, la possibilità di parlare direttamente con l'autore dopo il film, ma credo che Bruno voglia dire qualche parola lo stesso prima. Oui, bonsoir, alors je suis je représente moi tout seul ce soir toute la belle équipe d'acteurs du film. Buonasera, sono il solo qui a rappresentare tutta l'équipe che ha girato il film. Mais je suis évidemment très content d'être là et je fais des progrès, je vais vous dire pourquoi. E comunque sono molto felice di essere qui e sto facendo progressi, vi dirò perché. Parce que mon dernier film avait été présenté à Venise il y a 3 ans. Il mio ultimo film è stato presentato a Venezia 3 anni fa. Il était programmé à minuit. Era programmato a mezzanotte. Et j'étais avec une très grande actrice du cinéma français, Sabine Azéma. Ed ero con una grandissima attrice del cinema francese, Sabine Azéma. Qui avait mis une très belle robe longue, rouge, magnifique. Che aveva un bellissimo vestito lungo rosso. Et nous avions une très belle voiture, était venue nous prendre à l'hôtel pour nous emmener jusqu'à la projection. E c'era stata anche una bellissima macchina che era venuta a prenderci in albergo per portarci alla proiezione. Et descendant sur le tapis rouge. E scendendo sul tappeto rosso. Il n'y avait personne derrière les barrières. Non c'era nessuno dietro le sbarre. Il y avait juste un photographe qui marchait comme ça en arrière. C'era soltanto un fotografo che marciava così all'indietro, che camminava all'indietro. Et Marco Muller, le directeur du festival, est arrivé vers nous très gêné. E Marco Muller, il direttore del festival, si è avvicinato a noi alquanto imbarazzato. Expliquant qu'il était un peu tôt alors qu'il était l'heure. Spiegando che forse era un pochino presto, invece eravamo puntuali. Et que les gens allaient arriver bien vite. E che la gente sarebbe presto arrivata. Alors nous avons monté les marches. E quindi siamo saliti sui gradini, abbiamo fatto la montée des marches. Et puis arrivé en haut de cette immense salle de Venise. E quindi dopo la scalinata siamo arrivati su questa grande grande palco, in questa grande sala di Venezia. Un grand coup de flash. C'è stato un grande flash. C'était toujours le même photographe. Ed era sempre lo stesso unico fotografo. Et dans la salle, il y avait une vingtaine de personnes. E in sala c'era una ventina di persone al massimo. Mais ça, les gens allaient venir et finalement ils ne sont pas venus. E si diceva sempre la gente arriva e alla fine non è arrivata. Alors ce soir à Rome, je suis content. Allora questa sera a Roma sono contento. Parce que le film passe à 20h. Perché il film viene proiettato alle 20. Et puis la salle est quand même beaucoup plus remplie. E devo dire che la sala è più piena. Mais j'ai quand même envie de vous raconter mon tapis rouge de ce soir. E comunque però vorrei raccontarvi il mio tappeto rosso di questa sera. Je suis arrivé pareil avec une très belle voiture. Les voitures sont toujours magnifiques. Sono arrivato sempre con una bellissima macchina. Le macchine sono sempre magnifiche. Et quand je suis descendu, il y avait pas un seul... S'il y a eu un flash au moment où je... la porte comme ça, il y a eu un flash. C'è stato comunque un flash quando ho aperto la porta della macchina. Je me suis dit, c'est lui, c'est lui. È sempre lui, è quello. C'est ce photographe-là, je reconnais. E lui, lo riconosco. Et puis après, plus rien. E poi non c'è stato più niente. Et tout le monde discute autour de moi. E donc, parlavano intorno a me. On commence à marcher. Quindi abbiamo iniziato a camminare. Et puis toujours rien. E poi non succedeva sempre niente. Et tout d'un coup, Bruno, Bruno. Ah. A un certo punto ho sentito una voce, Bruno, Bruno. Et c'était deux françaises qui avaient une photo de moi où j'étais les yeux à moitié fermés. Erano due francesi che avevano una fotografia di me con gli occhi semichiusi. J'ai dû dédicacer cette. E quindi ho fatto la dedica su queste fotografie. Et après j'ai remarché et puis et une télévision m'a appelé. Ah, e poi ho continuato ad andare avanti e a un certo punto una televisione ha richiamato la mia attenzione. Alors, ils m'ont demandé mon nom. Mi hanno chiesto il nome. Et de dire juste à la caméra que j'étais contre la violence faite aux femmes. E mi hanno chiesto se ero contrario alla violenza sulle donne. Et je termine, et enfin le photocall. E infine il photocall. Le photocall. Il photocall, sì. Alors, d'habitude c'est un mur de... In genere c'è veramente un muro di fotografi. Il y avait quatre photographes. E qui c'erano in tutto quattro fotografi. E qui sono restés assis. E sono rimasti seduti. Ils ont fait les photos assises. Hanno scattato le fotografie da seduti. E chi? Bruno, Bruno, Bruno. Dicendo chi è, chi è? Ah sì, Bruno, Bruno. Voilà, c'était mon tapis rouge. Questo è stato il mio tappeto rosso.
Bon, maintenant on va regarder le film, mais je commence donc, comme vous voyez, une tournée triomphale de par le monde. Quindi inizio, come potete vedere, una tournée triomphale nel mondo. Et je reviens de Novosibirsk, en Sibérie. Sono appena tornato da Novosibirsk in Siberia. Et, mais là-bas, il faisait froid, mais c'était très chaleureux. Devo dire, lì faceva freddo, ma l'ambiente era molto caloroso. Mais je trouve que Rome a un peu plus de charme que Novosibirsk. Comunque posso dire che Roma ha più fascino di Novosibirsk. Et j'ai constaté un gag qui a pas du tout fait rire les Russes. Et ho potuto constatare che c'è stata una battuta che non ha fatto affatto ridere i russi. Et qui a fait le plus rire les Français. E che invece ha fatto molto ridere i francesi. Et inversement, le gag qui a fait plus rire les Russes. E invece la battuta che ha fatto ridere di più i russi. Enfin, etc. Donc, je vais rester avec vous, cher public, dans la salle ce soir pour voir qu'est-ce qui fait le plus rire les Romains. Puntini puntini, adesso appunto rimarrò in sala per vedere insieme a voi il film, per vedere qual è la battuta che fa più ridere i romani. E qual è il pide a Roma? Qual è il gag pas drôle a Roma? E qual è invece quello che non fa ridere a Roma? Donc, je vous dirai ça après la projezione. Vi dirò questo poi a fine proiezione. Voilà. Quindi state attenti quando ridete, perché... A cosa ridete? Va bene, grazie a Bruno e ci vediamo subito.